Buonasera a tutti, disgraziati maledetti. Siamo in live, ringrazio i 41 spettatori. Secondo è un disgraziato maledetto? Beh, diciamo. Vabbè, non è successo niente, non ci interessa niente, noi proseguiamo per la nostra strada e siamo pronti con la disgraziata maledetta a incominciare una nuovissima avventura. Vai con la intro. Eccoci qui, buonasera a tutti, disgraziati maledetti. Siamo alla nuovissima puntata con la piccionazza. Buonasera, piccionazza. Buonasera a tutti. Allora, siamo pronti. Siamo pronti. Dobbiamo continuare la carriera al Gran Premio di Bahrain. Ovviamente con il My Team. Quartier generale scuderia round 2 su 22. Allora, ragazzi, intanto vi volevo aggiornare a tutti quelli che sono 43 spettatori che sono in live, che ringrazio. Che purtroppo ci hanno bannato i video, Codemaster ci ha bannato i video nonostante noi abbiamo un'autorizzazione. Ora non so quanto tempo andrà via e molto probabilmente è un ban molto molto grande e forse chiuderanno il canale YouTube, molto probabilmente, ma a noi ha poca importanza. Non, se gli altri godono, a dire godo nella chiusura del canale, noi sinceramente ci rialzeremo più forti di prima. Molto probabilmente creeremo un nuovo canale YouTube, ma le trasmissioni abbiamo deciso di farle su Twitch perché abbiamo capito che comunque Twitch è un'altra cosa. Siamo contenti di stare qui, abbiamo comunque più di 1000 iscritti qui e siamo contentissimi di proseguire qui la nostra avventura, la nostra scalata. Ringrazio anche a PierDarkKnight91, lo youtuber, che siamo stati tutto il pomeriggio a studiare come non far chiudere il canale. Abbiamo iniziato una procedura penale e vediamo come andrà a finire. E soprattutto anche perché ci hanno dato un avviso di copyright su una cosa, su un clip video che non c'entra niente col gioco. Quindi dobbiamo andare avanti e comunque continueremo qui le nostre live. Questa sera ci sarà il Gran Premio di USA categoria Formula 1. Intanto voglio leggere un po' di messaggi. Buonasera a tutti. Purtroppo anche Racing Point doveva rompere le palle. 6 decimi. Ragazzi, non puntate al titolo. Sono le 16 esagerate di sera. E vabbè, buonasera, buonasera. Come fate a giocare già adesso iPhone 2020? Avevamo un accordo e purtroppo addirittura Codemaster ce l'ha voluto, diciamo, mettere a quel posto. Abbiamo avuto un accordo che fino ad ora non è stato mantenuto. Buonasera, buonasera Sebastian, è un campione, ecco perché. Intanto ringrazio per i follower Stefano, brutti stronzi. E vabbè, quella è la gelosia, raga. Secondo voi l'Alfa Tauri e la Red Bull spinnano? Perché Vettel è stato coinvolto nella progettazione di entrambe, giusto? Grande, sono degli stronzi. Ciao ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi anche a questo canale perché le live le proseguiremo qui. E soprattutto il 12 luglio partiremo con un grandissimo evento. Poi partiremo con la Summer Cup per quanto riguarda i nostri campionati, sempre su F1 2020. Mi raccomando, per l'iscrizione pipistrelloracing@gmail.com è facilissimo. Abbiamo sta cheat. Ciao, tutti gli aggiornamenti sulle libere che non ho Sky. Non ti so dire, so che comunque Leclerc era abbastanza dietro. Mercedes 1, primo, terzo. Cosa ti aspetti da questa stagione reale? Atti? Nulla, Adri, non mi aspetto nulla. Cioè, Mercedes se ne andranno. Ricordiamo il DAS che ancora forse non hanno usato. Niente di nuovo. Fate campionati solo su PS4? Sì, Stefano, per il momento sì. Volevamo farlo su PC, ma avevamo pochi iscritti, mi pare 5 o 6, quindi. Allora, ragazzi, intanto che voi parlate tra di voi, io direi di proseguire con il Gran Premio di Bahrain. Abbiamo testato ieri, purtroppo il video ieri avete testato, vabbè, il video di ieri
impappini da solo, mi impappi da solo, sono un po' ingazzato, ingrifilato, non mi rompo la scatola. Purtroppo ieri abbiamo fatto tante prove anche per quanto riguarda la trazione, ABS e varie cose, e non vedi, abbiamo fatto già il primo errore, perché dobbiamo andare a prendere almeno l'assetto, fare il giro dell'assetto. Eh sì, se no volo, se lo voli. E avevamo provato quello che era, anche facendo dei flashback, per capire quello che è il comportamento. Allora, il problema è che ha un ottimo inserimento in curva, ma la permanenza in curva va a perdersi parecchio. Quindi ci vuole un assetto specifico, che oggi, appunto, stavamo in live con Jump quando è successo il fattaccio. Stava cercando Jump di capire questo inghippo sull'assetto. Non abbiamo fatto a tempo a capirlo, che ci hanno bloccato tutto. Ovviamente, ripeto, la gelosia anche di youtuber molto grandi, perché il tutto è partito da uno youtuber che ha 290.000 iscritti, che è venuto a vedere la live e ha detto strike subito. Quindi lui si è dato da fare per farci fare lo strike. Cioè, non le capisco queste cose, io non, è più forte di me. Io quando vedo una cosa, una novità, vado, me la guardo, non rompo il cazzo a nessuno, mi metto là a perdere tempo a rompere i coglioni alle persone. Però purtroppo non siamo tutti quanti uguali, vogliono mangiare solamente loro, anche se noi che cosa mangiavamo? 20 centesimi al live. Comunque, ha poca importanza questo. Io direi subito di iniziare, disgraziati maledetti, a portare la Mercedes qui in Bahrain, prendere un assettino che troviamo online e poi ripartire subito. Disgraziati maledetti, mi raccomando, condividete con tutti quanti, siamo quasi 70 in live, alla faccia di chi ci vuole male. Disgraziati e incoronati. Allora, fanculo anche la Codemaster. Andiamo a vedere cosa hanno fatto qui. Ovviamente amici non ne abbiamo, questo non l'ho usato, questo ha usato la Mercedes, ha usato gli aiuti. Come si fanno a usare gli aiuti quest'anno? Dai amico mio, dai amico mio, dai, quest'anno pure io sto andando senza aiuti. E che cazzo. Classifica è vuota, abbiamo capito, disgraziato maledetto. Trova un buon assetto. C-Pro, qua stanno tutti assetti in 9, vedi un po'. Non c'è nessuno al mondo, vedi? Siamo solamente noi. 13 persone. Vabbè, questo è l'unico che c'ha l'assetto. Se no dobbiamo andare noi di previsione. Allora, vediamo. 4-6, trasmissione 50-50. Questo l'ha tenuto così, io faccio così, non mi fido. Però può darsi che questo qua l'ha fatto per il fatto che non gira. Proviamo. Sospensione 4, freni 95, metto 100. Andiamo più sul posteriore. Voglio più sul posteriore, vediamo se riusciamo a girare. Qua niente di che, io direi di fare così. Ok, allora io salvo queste impostazioni auto. Direi di fare una prova. Vedere un po'. Cominciamo bene, cominciamo. Sembra bene una ben bilanciata. Ah, dovevamo cambiare il bottone del sorpasso.
Allora, l'assetto sembra abbastanza buono. Ah, cazzo! Allora, l'assetto sembra buono. Guardate il nuovo effetto sulle gomme, mi piace tantissimo. Ho fatto veramente un bel lavoro sulle gomme, quindi direi di tornare in box. Dimmi. Che c'è? Ti puoi appoggiare? Dai, c'è mio figlio qui che sta rubando le scatole. Ciao ragazzi, 70 spettatori, grazie a tutti, grazie veramente a tutti. Sei pronto, piccionazza? Sì, sono andata pronta. Allora, solo scriviamo i dati. Ok, ovviamente sono assetti molto molto standard, quindi fine sessione, andiamo. Ah, dobbiamo fare prima una cosa, impostazioni, calibrazione comandi. Qua dobbiamo modificare il tasto. Dove cacchio lo mettiamo? Dove lo mettiamo? DME multifunzione. O lo mettiamo su L3. Vediamo, sta qualcosa su L3. L3. No, non c'è niente. Quindi dobbiamo fare con questo. Ok, mi devo ricordare. Perfetto, L3, vediamo quando devo attivare la modalità sorpasso. No, DRS, modalità sorpasso. Allora, aspetta, modalità sorpasso facciamo questo. Mentre l'entrata ai box, l'uscita ai box mettiamo questa. E il DRS lo lascio qua, così faccio 1 e 2, i due tasti destri del G29, R2 e R3 che sono molto vicini. Ok. No, salva come schermo, no? Cosa? Ok, perfetto. Ragazzi, c'è qualche messaggio? Arrivato il campione Andrea, senza ABS. No, Andrea, non sto provando ancora senza ABS, sinceramente. Pressione 100%. No, no, ma si può andare senza ABS. Se volete, io faccio sempre 100% senza ABS. Ma sono io che ancora non sono abituato. Faccio vedere una prova. Come avete visto, non ho bloccato. Sente che, vedete, sono pensieroso con il freno e non mi concentro con la trazione. Allora, voglio fare una cosa per volta. Per il momento voglio concentrarmi. Cioè, per il momento voglio concentrarmi su quello che è la trazione. Poi piano piano andiamo a togliere anche i freni, però. Già, è una cosa. Allora, direi di uscire. Fine sessione. Andiamo, usciamo. Che sono pronta, eh. Dove devi andare? Devo uscire un po', gangbang. Dai, dai, piccionazza. Dobbiamo svegliare questo Mickey Schumacher, quel disgraziato maledetto. Dobbiamo svegliare. Trazione molto ABS. Ve l'ho fatto appena vedere, non so se l'avete visto. Ho provato con 100% di pressione. Quindi, dimmi. Una settimana ti passa. Ok? Allora, disgraziati maledetti, continuiamo la carriera. Sul My Team, siamo al Gran Premio del Bahrain, prova libera 1. Che noi non facciamo. Infranta qualcosa guadagni, ma meno rispetto a quello che guadagni rispetto al medio. Come sta la piccionazza? Andrea, come stai? Tutto a posto a te, piccionazza, tu invece come stai? Sto bene, Andre, grazie. Sono tutta eccitata, solamente che questo Mickey non si vuole dare da fare. Neanche in zona punti è arrivato. E invece noi siamo arrivati in zona punti. Oh, perché tu sei tutta eccitata, ingrifilata, normale, sgraziata. Mi ha fatto pure la rima. Mi ha fatto pure la rima. Allora, andiamo a workstation. Ok,
ovviamente possiamo simulare le prove libere e le simuliamo, quindi è ritornato come l'anno scorso, bene, quindi era solo il primo Gran Premio che ci obbligava a fare le prove libere che noi comunque non abbiamo fatto. Non abbiamo fatto. Tutto a posto, un po' alla banca, un po' alla posta. Ci siamo, disgraziati maledetti, proveremo. Eccolo qui, Mick Schumacher. Abbiamo un programma prova superato più 200, abbiamo quindi punti risorse. Io voglio farti una bella foto così, aspetta, voglio farti una bella foto così per la copertina, ci sta. Ecco qui. Tu che sei, che fai la mossa da piccione. Ti piaccio? Sì. Tu che fai la serie. Tu che sei bonazza, dai. E Mick che è troppo serio. Lo dobbiamo sbloccare noi, quello gli fa vedere un po' di piccione, si riprende. Bella donna. Grazie, amore mio. E fumiamo, fumiamo. Sì. Cosa? Non riesci a sdraiarti? Arrivo subito, ragazzi, che c'ho il bambino col gesso. Arrivo subito, eh. Purtroppo mio figlio è caduto, quel disgraziato maledetto si è fatto male al polsetto. Perfetto, la rima. Siamo pronti? Questo lo devo dire a te, piccionazzi. Allora, barra in circuito, tutto ovviamente non piove, vediamo se c'è qualche sviluppo nell'albero genolo. Signore e signori, in diretta il primo errore dell'applicazione. Primo errore di F1 2020 in diretta. Ma sei di Bari? Sì, disgraziato di Bari. Si sono invertite Lina e Pina. Sì, si sono invertite. L'anno scorso era Pina, questa è Lina. Abbiamo invertito. Che. Lina Banfi. Lina Banfi, disgraziato, maledetto. La ringrona di Foggia. Mi raccomando. Ah, tu sei Bari Bari. Disgraziato, maledetto. E poi c'è da fare un caffè. E che cazzo. Bello F1. Sì, molto bello. Grazie, grazie per il follower, Ale. Non so se si dice così, follower. Io sono già abituato su Twitch. E sono abituato su YouTube. Iscrizioni. Poi grazie per l'iscrizione. Dato bevo un po' di cocaina, di acqua. Beh, qua dobbiamo arrivare a podio. No, mo non esageriamo. È vero, c'è una macchina che è cat. La Pipistrello Racing, però dai, ci proviamo. Oh, Jerry, ti sei iscritto finalmente? Benvenuto. Grazie all'iscrizione a Energym. Are we the post? Non ti capisco, disgraziato, sono di Barry, non so inglese. Che difficoltà giochi? 90 per il momento, perché comunque è molto difficile con la macchina che è partita a zero. Non dico di vincere, però almeno di giocare in mezzo alla classifica. Oh, ti faccio l'abbonamento e mi ringrazi, basta. Dove cazzo sta? Non si vede un cazzo. Qua io non capisco un cazzo di sto coso. Grazie amore mio, lo sai che ti amo. Meglio tardi che mai, giusto. Bella la Ferrari, eh? Se per favore non parla che poi spacchiamo tutto. Grazie alla vostra, mi sono passato a Formula 1. Vorrei partecipare, ti fate comprare per la prima volta F1 2020. Ho un messaggio già visto. Ciao, manana. Ciao. Ciao, amore mio. Questo è Jump. Allora, direi di iniziare con le qualifiche. L'assetto ce l'abbiamo memorizzato. Ho scritto anche live su YouTube. Eh sì, è un messaggio che mi ricorda. Saluti da Milano. Grazie, Energy. Grazie. Ma che bello, bellissimo questa cosa.
È una cosa che viene rovinata, vedi, dalle persone che non meritano di stare sulla faccia della terra. Purtroppo è così. La gelosia fa male. Bellissimo questa cosa. Allora, buon tonno. Io sarò sincero, giocare a una difficoltà inferiore alle proprie capacità non io sono scarso, quindi non è le mie capacità. Io sono proprio scarso, quindi alla fine queste sono le mie capacità. Che volante uso? Un G29 con un adesivo Ferrari, vedi? L'ho fatto io. Molto molto bello. Mi piace. Mi piace. Vediamo se riusciamo a spostare un po' la telecamera come ieri. Così da farvi vedere un po' di più. Insomma, il volante e non la faccia mia che fa schifo. Ok, penso che così potrebbe andare bene. Sì. Io credo che Racing Point sia davanti alla Ferrari. È normale, la Mercedes l'anno scorso. Noi abbiamo fatto i passi indietro, l'ho fatto bene. Ognuno fa quello che vuole. No, no, ma giusto, accetto assolutamente. Buongiorno, dagli è tutto. Ciao, grazie. Bello. Tutu quei quafa. Ma dove cazzo sei tu, disgrazia? Vagis numba zimbe patente. Bello, Ferrari lotterà per prendere un punto domenica. Mi sa tanto che come quella del 2014. Vabbè, dai. Ma ci vogliamo impegnare qui? La pista è vuota, Sì, potresti ma ci uscire impegniamo. adesso. Ci impegniamo. Allora, carichiamo l'assetto. Dove te lo devo caricare? Sapessi. Vabbè, è meglio che non lo diciamo in live. Allora, abbiamo caricato l'assetto. Andiamo a vedere, 10 kg, no, facciamo 3, 7, 4 e 3, ok. Andiamo, acceleriamo un po' il tempo, giusto per avere un riferimento. Questa è una minerale, amore. 11 minuti e 15. Andiamo ai tempi. Charles Leclerc 1:28 370. E l'acqua. Vuole l'acqua. Un secondo, arrivo. Non bere vodka. Riscusa a tutti, no, no, Tommaso, è cose che poi già guidiamo male. Qui prendiamo vodka, praticamente ci andiamo ad ammazzare. Renault anche davanti alla Ferrari, una Ferrari laterale per prendere. Non bere vodka, si può cambiare il meccanico? Buh! Praticamente porta qui chiuso, giro veloce, ci siamo, forza. Togliamo sta bottiglia, rotto il cazzo. Ed eccolo con il nostro team, My Team. Pistol Racing Team. Ventinove punto due, 18° posto. Ecco, vedete? Abbiamo già sbagliato. Abbiamo già sbagliato quello che è la trazione. Quindi dobbiamo imparare. Dobbiamo imparare bene. Ovviamente chi non ci ha seguito la prima puntata e non potete neanche seguirci perché hanno cancellato le clip, abbiamo un motore Renault. Quindi abbiamo fornitore Renault.
anche perché è il più bel sound che c'è in questo quest'anno. Addirittura facciamo un altro giro. Sì, facciamo un altro giro, non ce l'abbiamo. No, rientriamo in box, perché c'è il 7%. Allora, abbiamo fatto un piccolo taglio. Ciao pipistrelli, ciao. No, Tomasetto, non sto giocando senza ABS, ma sto giocando senza trazione. Quello sì. Perché voglio fare le cose un po' per volta, cioè un poco per volta. Ora voglio imparare a togliere la trazione, concentrarmi sulla trazione. Perché se mi devo concentrare sui freni, sulla trazione, su come devo uscire, esco pazzo. Allora, prima voglio imparare al 100%, come hai visto, ho già fatto l'errore ora. Quindi devo imparare bene come comportarmi senza trazione, perché prima non riuscivo a fare neanche un giro. Ora riesco a farlo e riesco ad andare abbastanza bene. Quindi prima voglio imparare a fare tutto il possibile per imparare senza trazione, e poi piano piano togliamo la BS. Sei pronta? Sì. Voglio un bel giro. Ci proviamo. Ok. Forza disgraziata. Via. Non so come sto andando. Cazzo. Dai piccionazzo. Ci provo. Sul traguardo, piccionazza! È quarta e va bene così. Va bene. Vedete, mo piano piano stiamo prendendo confidenza e andremo ad aumentare quello che è la difficoltà. Però per il momento abbiamo tanta difficoltà in gara. Quindi direi proprio di tornare a garage. Vediamo se sono terminate le qualifiche. Non sono terminato. Ci ritiriamo la sessione. Vediamo che posizione. Le qualifiche sono terminate. Quarto posto, un decimo solamente per Lina Banfi. Le qualifiche si chiudono qui. Ma allora, il bello deve ancora venire. Appuntamento domani con lo spettacolo del Gran Premio. Ci ho messo meno tempo per la trazione che per l'ABS. Sì, è molto permissivo. Senza trazione o no, tanto non è simulativo, quindi pensate a divertirvi e basta. Anche questo è vero, però purtroppo oltre il danno c'è anche la beffa, quindi se non togli trazione vai lentissimo, quindi almeno lo devi togliere. Per andare più veloce, bravissimo, ti ha risposto lui in automatico, cioè proprio per non essere lenti uno va a togliere la trazione, non è una questione di realismo, perché so benissimo che questo qua non è un gioco realistico.
Ma c'è l'effetto sapone in pista quando dai gas uscite dalle curve. È un po' strano, praticamente tu devi parzializzare molto all'inizio, però poi una volta che sai che più o meno la macchina è dritta, puoi già pestare, cosa che al contrario dell'anno scorso doveva essere proprio dritta. E delle volte pure che era dritta partiva, quindi dovevi comunque parzializzare nonostante che era dritta. Dovevi parzializzare molto di più, invece quest'anno è molto più semplice. Su questo ci siamo. No, non vado senza ABS perché mi sto concentrando solo esclusivamente a togliere la trazione. Quindi non sto andando, perché se devo fare uno e l'altro esco pazzo. Voglio fare una cosa per volta. Ancora queste pubblicità non rompere il cazzo. In un gazzetto sotto casa? No, no, assolutamente. È molto lontano da casa. Io su F1 2019 sono a 4 decimi del record mondiale in Canada. Con controllo trazione media, senza controllo trazione su nessun miglioro di quanto. Sul vecchio gioco può darsi che migliori di tanto e non di poco. Io addirittura sono migliorato con trazione l'anno scorso e ho semplicemente provato perché non avevo il tempo per mettermi lì a imparare. E sì, 2019 vai anche oltre 8 decimi più veloce. Se lo sai usare bene, vai anche 8 decimi più veloce. Soprattutto l'anno scorso era assai. Tanto un po' di vodka, chi vuole favorire. Siamo nel regno del Bahrain e i presupposti per un'ottima gara sono garantiti. Una roccaforte Ferrari ormai da anni, praticamente inespugnabile. Riusciranno ad aggiungere un altro trofeo alla bacheca? Oggi si gareggia sui 5,4 km del magnifico circuito internazionale del Bahrain, con 15 curve e due ottimi punti di sorpasso, alla 1 e alla 4. Attenzione a curva 10, la frenata è molto delicata. Vedi Tommasetto, tipo, risponde. Per questo Gran Premio ringrazio Luca Filippi per essere qui con me. Allora, vorrei chiederti di Lando Norris. Sembra che oggi sarà una gara difficile per la penalizzazione ricevuta per la sostituzione di componenti della Power Unit che lo ha forzato nelle retrovie. In ogni caso, i nuovi pezzi serviranno a mantenere la potenza necessaria per tornare davanti. Penso userà una strategia più aggressiva oggi. Non si vede, non lo so, quello che sto vedendo. Dopo le appassionanti qualifiche di ieri, diamo un'occhiata alla situazione in classifica. Valtteri Bottas parte dalla pole position e appena dietro prende posto Max Verstappen. Proseguendo comunque c'è qualche aggiornamento da fare, eccola qua, disgraziata Lina Banfi. Pugliese, Sebastian Vettel e Leclerc, Albon, Sainz, Ocon, Lance Stroll, Gasly, Perez, Dani Kvyat e Raikkonen. Grosjean, Russell, Daniel Ricciardo e Kevin Magnussen, Giovinazzi, Schumacher, Latifi, Schumacher Lando Norris parte dall'ultima cazzo. Fila. È quasi arrivata l'ora di partire. Le luci del semaforo si spegneranno e daranno vita al Gran Premio di oggi. Ricordiamo che noi abbiamo problemi in partenza. Che succede? Un attimo, assistenza, please. Si è bloccato di nuovo. Ragazzi, però sta a rompere il cazzo sto cazzo di gioco. Cioè, Australia tutto a posto, Bahrain. Ah no, è andato. Ok. Allora, strategie di gara. Forse gialle. Iniziamo. Sei pronta? Ok. Sembra tutto giusto, ma dobbiamo provare le marce, quindi ingranali tutte appena puoi. E poi dobbiamo lavorare ai freni e scaldare anche le gomme. La partenza senza trazione. Cazzo vai, scusa. Le condizioni sembrano stabili al momento, non è prevista pioggia.
togli il sorpasso. E mi fa tolto. Stavo provando se funzionava il bottone. Proviamo la partenza, ragazzi, perché... un po' l'animale all'inizio. Lo so. Abbiamo un po' l'ala danneggiata, eh. E non la cambiamo. Adesso concentriamoci per il resto della gara. Oh, che cazzo è successo? Ho lasciato il coso attivo. Ho serrotto l'ES. Abbiamo danneggiato l'ES. Che cazzo succede? Ah, mo è andato. Attenzione, disgraziati. Non prende quel cordo all'interno che è bastardo. Ok, capi. Ma cazzo. Qui siamo 1.31.3, noi siamo 1.32.2. L'uso di DRS sarà consentito da questo giro, usalo nelle zone di DRS se sei a meno di un secondo dall'auto davanti. Vedete come scoda anche avanti lo stesso Verstappen, quindi molto realistico il fatto che sta incominciando a scodare pure lui. Stava a dire a lui che stavo sbagliando io. Hai visto? Disgraziato maledetto. Attiviamo la modalità sorpasso e consumiamo un po' della sua energia. Qua si consuma, per ricaricare ci vuole la centrale elettrica dell'Ener.
nessun problema alle gomme, continua a mantenere. Dai, proviamoci. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme dure. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF. Perché devo cambiare strategia? Ti hai visto che non abbiamo velocità di punta? Quest'anno per fare i sorpassi dobbiamo dire tutti i santi. Dai! E che cazzo! Che cazzo? Come cazzo ho fatto? Però ho preso il cordolo. Vabbè, non avete visto niente? Non avete visto niente, eh? Bastardo. Ovviamente toglieremo anche questo. L'aiuto. Oh, sono i primi gran premi. Glielo concediamo alla piccionazza. Grazie. Le gomme, qua. Distacco dall'auto davanti, 5,5 secondi. Le gomme sono partite. Mamma mia, che trenino dietro. Ecco perché ci devo abituare, anche per una questione gomme. In questo giro, forza! Andiamo proprio piano 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 sul gas, perché sennò i giri, ok, disgraziate. Ok. Rientra questo. Ok, capi. A cazzo.
partiamo. Dopo prendiamo il discorso di quello che state dicendo voi. La strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa con queste gomme. Troppo lungo. Quando abbiamo comunque dietro Vettel che ha messo le morbide, che non abbiamo messo le hard. Boh, non vorrei che farà due soste. C'è 12° Schumacher, poi deve ancora rientrare. Cos'è che sta rientrando ora? Ma chi è? Ecco. Mick è rientrato ai box. Mick ai box. Quanto siamo al limite con Leclerc. Qua non riesco a capire come cacchio devo cercare di uscire il più veloce possibile. Però basta che premo un po' di più. Ok, il distacco è 6,4 secondi. Vettura dietro di te è rientrata per montare gomme medie. Sarà difficile, ma non capisco perché non abbiamo montato le armi. Siamo usciti male. La madonna. Carletto ci passa. Calma, sangue freddo. Abbiamo quel terzo posto, non dobbiamo farlo andare. Figlio di puttana. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Figlio di puttana. Ho
Siamo ancora sotto il secondo, però dai, dai disgraziata. Ok. Hamilton è in testa. Il distacco del Lars tuo compagno dietro di te a un certo punto si 26,2 secondi. Comincia a sbandare pure lui, ragazzi. Carretta comincia a sbandare, dai. Ok. Abbiamo carburante a sufficienza per altri tre Dai. Giri. La riserva di carburante in eccedenza si sta esaurendo. Presto dovrai ridurre i giri del motore. Ah, non me ne sono accorto. Zona di RS. Ci ho voluto provare, non va bene. Attenzione, attenzione. Chi è? Fai molta attenzione, bandiere gialle in pista. Non puoi sorpassare finché la situazione non torna alla normalità. Attendi le bandiere verdi. Attenzione! Hamilton! Hamilton! Hamilton si è ritirato! Hamilton si è ritirato, ragazzi! Disgraziati maledetti, siamo secondi! Ma che cazzo è successo? 4 secondi. Bandiera verde. Tutte e due le Mercedes fuori! Che cazzo è successo? In
Incredibile, proprio di scena, ragazzi. Dai, che siamo secondi. Dai, disgraziato con la testa. Bagnati il piccione e vai sul podio. Ultimo giro. Ok, capito. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Sei all'ultimo giro. Vince il Gran Premio del Bahrain, il predestinato! Ma dietro arriva Lina Banfi, la disgraziata maledetta, la incoronata di Foggia. Siamo sul podio, grazie a un doppio ritiro Mercedes. Che gara! La vincitrice oggi ha dimostrato un ottimo gioco di squadra, davvero bravi. Dimmi Luca, a cosa è dovuta la vittoria di oggi? Penso che la maggior parte del risultato derivi dal temperamento. Ha mantenuto il controllo mentre tutti gli altri lo perdevano, il che gli ha consentito di ottenere il massimo dalla vettura, di massimizzare la strategia e di rimanere fuori dai guai. Mamma mia, ragazzi. La Ferrari torna a fare festa dopo la grande prestazione di 10, oggi. 10-10 come città gringo da pugliese di disgraziato maledetto. Però è figo Leclerc, porca puttana. Vieni qui che ti bagno, vieni, ti bagno. Spruzzami, sì, spruzzami, vai. Poi sei una porca maledetta disgraziata in ingronetto. Minchia, Ricciardo sembrava Lauda dopo l'incidente. Allora, io non so e cosa avete scritto, c'è chi piloti. Ha detto dopo l'incredibile tutto. Risultato di oggi, Charles Leclerc sale al primo posto c'è, in classifica. C'è tanta ancora, c'è tanta ancora Luca, gelosia. Su chi cade la tua scelta? Beh, senza dubbio Daniel Ricciardo, non solo per come ha guidato, ma perché non ha praticamente commesso nessun errore. Gara perfetta ma per che lui. Te ne frega, vediamo come si presenta ora la classifica del campionato costruttore. La Ferrari sale al comando in vetta alla classifica. Assolutamente, perché ho l'autorizzazione e ho fatto caso. Weekend entusiasmante. E con questo si chiude un altro weekend di grande Formula 1. Ma la stagione è ancora nel vivo, quindi non perdete le prossime gare. La difficoltà 40 per essere sul podio con la macchina del primo anno. No, 93. Basta mandare in ma chi è la voce femminile? La biscionazza. Va bene? In reale lo fa lui, lo faccio io. Ciao Bacchi. Realissima.
Allora, fai come la balena blu. Alex gioca, ha tolto tutte le cose. Se l'altra comunque si vende, compra. Senti, mi hai rotto le scatole. Andatevene. Stai prese di gelosia. Veramente non le posso vedere. Mamma mia. Ragazzi, avete infranto embargo, Alex gioco, ma gelosia di che stai rischiando? Bam, pure qua. Ma perché non vi godete il gioco e basta? Che ve ne frega a voi dove è stato preso, dove non è stato preso? Che vi interessa? A me non mi entra niente, ma perché non vi godete il gioco? Non ridiamo insieme, non scherziamo insieme, ma che ve ne frega da dove proviene il gioco, da dove non proviene il gioco? È gelosia questa, ragazzi. Ma è gelosia o no? Ma perché non la finite con queste cose? Ma godetevi il gioco, ma facciamoci due risate, ma che ve ne frega a voi chi l'ha dato, chi non l'ha dato, cosa ha preso, cosa non ha preso? Ma che vi interessa? A me non è che vado a vedere quando vedo un video di uno YouTuber, vado a vedere da chi l'ha preso, da chi non l'ha preso, sto bastardo, sto co... Ma perché non godetevi il gioco e ci facciamo due risate un pomeriggio insieme a divertirci? Ma perché? È così semplice, ma perché vi complicate la vita? Che vi interessa a voi da dove è stato preso? Io sto qui insieme a voi a condividere la live, a darvi un'anteprima, a rischiare i cacchi miei per voi, per divertirci tutti quanti insieme, non per guadagnarci. Io non lo so, boh, ci vuole tanto. Io non riesco a capire, non riesco a capire. Ma mi facessero pure qua il ban, ma chi se ne frega, ma che cacchio me ne frega? Tanto faccio un altro profilo e metto di nuovo in trasmissione. Andassero a cacare. Ma che cacchio me ne frega che mi banno il canale? Hanno già bannato un canale YouTube di 6.000 iscritti, figuriamoci se mi faccio problemi. No, non sono questi i problemi della vita, ragazzi. Sì, tutto quello che vuoi, ma io lo faccio per voi, ve lo mostro a voi. Domani faccio un altro canale, Pipistrello Racing, entrate e continuiamo a guardare. Dopodomani faccio un altro canale fino al 7, poi il 7 non mi fanno più niente. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Chi se ne frega? Cioè, mi hanno bannato un canale, addirittura posso capire i video del gioco, va bene, ma mi hanno bannato un canale di 6.000 iscritti. Oh, mamma mia, come scodato, ma come l'ho presa? Di 6.000 iscritti per un video che non c'entrava niente. Sì, sarebbe lo trovo 50 euro. Ma controlla il rivenditore? Perché controlla il rivenditore, White? No, ma c'è anche lì l'assicurazione, non c'è problema. Dato qualcosa al rallentatore. Che occhi che c'è, profondi proprio. Ah, finalmente hanno cominciato a mettere qualche sponsor sul casco. Però non sappiamo se mettendo... Se per esempio va in Ferrari o in Williams mettono gli sponsor. Ma questo fa vedere con Leclerc. Il sorpasso Leclerc è stato veramente, veramente bello. A volte sui tutti forti. No, ma buon. Il prossimo è Vietnam, ma dopo che cacata di più. C'è chi paga 8. Chi è che ha pagato 8 euro? La Williams che sponsor metti? Io ho comprato una cover per il telefono. La Williams che sponsor metti? Io ho comprato una cover per il telefono e non mi è arrivato, vabbè. Ecco qui, cos'è qua? Ah, con Vettel qua. È buono. Se è una cover di 2-3 euro, va bene, ma se è una cosa di 50 euro, fa male. Ciao Gallo. Anzi, il gioco quanto costa? Su eBay stava 54,90, facciamo 50 euro. Ecco il piccionazza. Una gara molto avvincente. Le tue impressioni? Che impressioni? Oggi è andato tutto alla grande. Ho anche per gestire le gomme. Per la gara. Ok. Stai sorprendendo tutti. Qual è il tuo segreto? Sarebbe dire troppo. Hai sbandato in qualche occasione. Ti mancava aderenza. Non sembrava una macchina abbastanza deportanza, devi dire. Ok, vediamo se ne accorgerà. Grazie. Ti ringrazio. Prego, non c'è di che. Su Amazon costa 70. Sì, è salito di nuovo a 70 euro. Non capisco perché, sinceramente. Non capisco perché è salito a 70 euro. Intanto saliamo di livello. Quindi siamo quasi a livello 4 di Mick Schumacher, che
il nostro compagno di squadra non sta facendo una minchia di niente, morale povere. Ma niente proprio. Lo devo sverginare. Stai zitto, gli dici queste cose in diretta. Grazie, maledetta. Completa 75 giri durante il weekend di gara. Allora, 50 milioni pagamento base, stiamo pagando 50 milioni a Mick Schumacher, spese danni meno 10 milioni, un totale di 1,87 milioni di entrata. Che difficoltà hai messo? 92. È uscito qualche nuovo video su YouTube? No, noi non possiamo più usare YouTube. Infatti però è brutto avere i volanti standard nel My Team, peccato. Sì, ma sarebbe stato bello, perché questa qui è quella della FIA, ragazzi, questa è quella del multigiocatore. Sarebbe stato bello sia mettere i propri sponsor tipo GT Sport, no? Tu metti quelli e metti proprio i tuoi loghi, ma sicuramente sarà possibile su PC. E soprattutto la macchina, farla diversa da quella della FIA, farla un altro modello base. Proprio vogliamo dirla tutto. Se avete qualche domanda, volete vedere qualcosa, prima che mi bannano il canale per l'ennesima volta. Mi piace che l'anno scorso abbiamo fatto uscire il gioco 10 giorni prima e non ci ha cacato nessuno, non ci ha rotto il cazzo nessuno. Quest'anno che è stato sputtanato ai 4:20 il gioco, si è visto da tutte le parti, gli youtuber, cose, stanno a rompere i coglioni. Cioè io non riesco a capire perché quest'anno stanno facendo così. Grazie intanto per l'iscrizione a AF05 e Steven Clark son present. Le strutture, conosci Amos Laurito? Sì, lo conosco, cioè lo conosco tramite YouTube, ma non lo conosco personalmente. Cioè, avevamo un amico in comune, quello sì. Allora, ma andiamo a vedere come hai caricato il tuo logo nel gioco. No, non è il mio logo nel gioco, questo è il logo che ti forniscono loro. Io dico, lo prenderò sicuramente su PC anche questo gioco. Su PC sicuramente potrò mettere il logo del canale, sicuro, 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 con le mod. Lui dice che il gioco fa schifo. Cioè non è... Ah, Amos dice che il gioco fa schifo. Ah, vabbè, ognuno ha il suo pensiero. Dai, su, facciamo Vietnam. No, Andre, come abbiamo detto, per non rischiare il ban, facciamo una gara al giorno, che dura un'oretta e stiamo a posto. Qualcuno mi può dare qualche consiglio che non riesco a scaricare l'app di Pipistrello Racing? Come non riesci a scaricare l'app? Che telefono c'hai? Android o iOS? Dando quale sono i piccionazzi che sta guidando. Hai visto che toga? Già rischi senza far la gara. Vabbè, questa è un'immagine, non sto facendo niente. Android, benissimo, quando vai sul link. Aspetta, vediamo se ce l'ho qui che te lo mando. Ok. Quando vai sul link, vedi Android, vai su Android, ti esce proprio al centro, scarica. Dice anteprima, non disponibile, scarica. Oppure vai a destra, vedi che c'è un triangolo del drive, vai in quel triangolo del drive, seleziona il drive della tua email e poi lo scarichi. Facilissimo. Non uso lo specchietto virtuale perché secondo me nella visuale che uso io non serve. Quello serve... E hanno fatto bene per quelli che usano la telecamera interna. E noi che per esempio facciamo campionati, molte volte non riusciamo a capire niente da quella telecamera. Almeno con quello specchietto potresti vedere un po' più di più dietro, diciamo, cosa succede. Noi siamo di precisi vicino a Bari. Potresti far vedere i trofei per platinare il gioco? No, non sono così matto da fare una cosa del genere. Però se mi spieghi dove stanno te li faccio vedere, no? Non so proprio cos'è. Apri Passpodio, forse. Questo. Cos'è? Qual è? Schiaccia L3. In aggiornamento. Sicuramente, vedi, non c'è niente. Perché non è uscito. Sì, anche tu sei di Bari. Ok, nel menu della Play. Nel menu della...
Approva la super licenza. Non mi dice niente qua. Dice così, super licenza. Non so che cos'è questo. Statistiche. Ah, voglio provare una cosa. Rischestiamo. Allora, voglio provare una cosa. La cosa brutta è che non ti fa vedere la macchina. Sarebbe bella se potevi vedere la macchina in tutto il suo splendore. Allora, qui in strutture non possiamo fare niente, perché ci vogliono 5 milioni, qua abbiamo 1,8 milioni. Non possiamo sfruttare niente di queste cose qui. Ricerca e sviluppo. Vediamo se c'è qualcosa. Decidessi io, investirei le nostre risorse qui. Ok. Andiamo con l'aerodinamica, siamo abbastanza dietro. Facciamo avanzamento del tempo. Al momento non hai nessuna rivalità. Prima o poi la stampa ti chiederà chi consideri come tuo rivale. Pensaci bene prima di scegliere. Allora, voglio andare a provare. Vedi l'attività, cosa puoi fare nel menu. Vai su società, cioè... Ciao Pierce, Twitch, ciao, come stai? Benissimo. Bene. Sta gara sarà proprio triste. È una gara che non mi piace assolutamente. Cos'è vai su società? Hai... Allora, io voglio provare a fare una cosa, multigiocatore. Vediamo se su classificata risulta qualcuno. 5 giri, tentativo 1. Penso che qualcuno ci sarà. Avete visto? Poi dici che sono io che ho solamente il gioco. Ah, siamo in 3. Ah, bellissimo. Click, croc e malapatite. Così si dice qua. Così vediamo un po' com'è. Ah, sessione in corso 2 su 5. Io volevo vedere sulle non classificate che sta qualcuno. Oh, sta questo. Oh, 10 persone su 20. Poi dici che sono io che c'ho il gioco, capito? Hai capito che dici che sono io che c'ho il gioco? E tu di. Questa è sessione in gara. Vediamo, assisti. Visto che la TV non l'abbiamo mai vista, oh, questi qua, Olanda, cioè proprio ad ammazzarsi. Questo gioco sembra stupendo. Divertente, non stupendo. Stupendo. Ah, finalmente vediamo meno spettatore. Televisiva, poi ok, distacco intervallo per il contesto a giro più veloce. Ok, intervallo. Taglio, cambio posizione, soste, gomme, telemetria attivato, come si vede la sorpasso e cose, dati giro, ok, mappa di vista completa, ok, quindi non è assolutamente, non cambia assolutamente niente, tutto come prima. Poi dici che sono io che ce la gioco. Senti, sta pista... Dove si fanno i sorpassi? C'è due punti. Il punto centrale, quello dopo il settore 2, dove vedete il numero 2. Lì si potrebbe puntare al sorpasso e al rettilineo finale. Il resto non ci sono punti di sorpasso. Allora, vi faccio vedere qua. Qua ci potrebbe essere un sorpasso, qui, ma è molto difficile. Dove sta arrivando lui? Questa c'è trazione media. E poi qua, arriva sul rettilineo finale e ci può essere sorpasso. Basta, questa è la pista, non si può fare niente. Quindi dico io, una pista dove c'hai solamente due possibilità per fare un sorpasso. Che serve?
cioè cosa sta di bello in questo? Non riesco a capire. Uno che ci farà live, non lui. Stai giocando troppo col fuoco. Ok. Quindi, ripeto, secondo me questa pista, disgraziatamente, ingosciamente, mi sembra proprio brutta. Cioè, se io devo preferire questa Imola, preferirei Imola. Imola, Mugello. Ma che sono queste piste? Questi come cacchio fanno a avere i numeri? C'è il numero 3 che si dirige. Ah, ma è stata... cioè, io non so se è stata accettata Imola. È stata accettata Imola. Oh. Io non ricordo questo particolare. Imola non è stata annunciata. Appunto, io non ho sentito proprio nulla di Imola, sinceramente. Però dico... oramai è diventata una questione di soldi. Cioè, questi qua... È tutto marketing. Soldi. Perché fare una pista del genere, secondo me... uno è anche molto pericoloso come pista. Me la vedo anche pericolosa. Guardate questi muretti come sono vicini. Io me la vedo veramente pericolosa questa pista. Ma a parte questo, ma che gusto c'è in questa pista? Che non mi dà di niente. Mi dispiace. Oh, è ufficiale Mugello. Non è ufficiale il Mugello. Non è ufficiale né il Mugello né Imola. Ma sono ufficiale queste cacate. Sto vedendo parecchi penalità di 2 secondi invece di 3 secondi. Non vorrei che hanno diminuito un po'. Solo per accontentarlo in Landi. Ma sì, ma è tutta una questione di soldi, capito? Sì, per me la Ferrari arriva settima e ottava in Austria. Andare bene. Speriamo. Sembra veramente che non hanno lavorato proprio quest'anno. Secondo me loro puntavano tutto al progetto 2021. E se lo sono presi proprio veramente a quel posto, perché mo è stato spostato al 2022. No, o 2021. No, sì, 2022 è stata spostata la macchina, quella nuova, diciamo, con il nuovo regolamento. Secondo me loro puntavano, dicevo, vabbè, quest'anno la facciamo, visto che si possono permettere anche economicamente di fare una cosa del genere. La Ferrari diceva, vabbè, anche quest'anno come vuole andare va. E poi non c'è nessuno, ma la prendo io una. Ah, Canada, bella. Cioè, non c'ho le assetti. Dice, vabbè, quest'anno va, andiamo, poi vediamo. Prossimo anno ci prepariamo al meglio per il nuovo regolamento. Zanfora è una sborrata unica. Vabbè, comunque, ragazzi, è una questione di gusti, forse sono di vecchio stile, sono di altri tempi, io, ma sinceramente non lo so. Ragazzi, ci sarete questa sera a seguire il nostro Gran Premio categoria F1, ci sono piloti veramente forti, io vi consiglio di collegarsi, di collegarsi su Twitch, sì, e seguire la gara di Formula 1 questa sera alle 21:30. E vedete veramente i piloti forti del nostro campionato, giocarsi il titolo. Siamo oramai a 3 gare dal termine. Io vi consiglio di vederla stasera su Twitch, su F1 2019 ovviamente. No, perché hai messo Russia? Sei un bastardo. Vedi, se stanno andando tutti quanti, sei un coglione. Così bella Canada. Ma se ne vanno tutti. Russia non piace a nessuno.
Eppure Russia non è male. Siamo rimasti in 4. Vediamo se c'è qualche altra cosa. Ciao Brando, ciao, ciao disgraziato. C'è solo questa che ha fatto questo qua. Ed è... ho preso nel culo. Però vabbè dai, due giocatori, cazzo la faccio. Io voglio provare una cosa. Sì, arriva bene, era un po' più simpatico. Quello invece non è Binotto, è Gabinetto. Lo chiamo così. Quello è Gabinetto. Non mi piace. Imola è bellina, vabbè, ma Imola... amo Imola. Mi piace. E c'ha il suo trascorso, purtroppo, nel 94, per una bella pista. Allora, vediamo che ha fatto questo. Ah, sì, dove? Eeeh, miseria. Vedere il tempo, non ho visto quanto cazzo ho fatto. All right. L'ho preso tale di nuovo. Molto più bassi i cordoli qua da quando era l'anno scorso.
Ah, sempre qua sbaglio. Queste sono piste, ragazzi. Però fare una prova a tempo qua. Sbaglio sempre qualcosa. Bene signore, dai, siamo arrivati alla fine della puntata. Please drive Mercedes. L'abbiamo già fatto, cioè la Mercedes è già vista, rivista. Oh, si è già svegliato il bambino, quindi devo chiudere ragazzi e darvi appuntamento a domani. Vediamo sempre alla stessa ora. Comunque vi comunicherò il tutto via Facebook, via Instagram e su YouTube. Posso ancora fare la community e quindi io vi ringrazio e vi do un saluto. A domani, ciao e grazie per essere stati con noi. Mi raccomando, questa sera ora 9:30 categoria F1 Gran Premio di USA. Grazie per avermi fatto compagnia. Buona serata a tutti. Ciao. Ciao disgraziati. Ciao.